Andiamo avanti col prossimo ricordo, ragazzi. Siamo arrivati qua a Istanbul, a Costantinopoli, chiamatela come volete. Ho fatto intanto qualche punto d'osservazione che male non fa. Intanto ci stanno già dando la rendita, sebbene non possiamo ritirarla perché non abbiamo ancora sbloccato la funzione. Bellissimo. Comunque, ecco qua ancora Yusuf. Ma non gli posso parlare. Ah, ok. Mentore, saluta la tua famiglia allargata. Salute a voi, assassini. È un onore trovare amici tanto fidati così lontano da casa. Vedete, fratelli? Il nostro mentore non lesina smancerie davanti ai suoi adepti. Sta tranquillo, non diventerà un'abitudine. Ezio e io siamo stati assaliti poco fa. Voglio che alcuni di voi vadano a perlustrare la zona. Subito! E tu, Ezio? Le tue armi e la tua armatura sono in pessimo stato. M'hanno maciullato. C'è un fatto vicino. È un amico. Buona idea. Ambientamento. Non c'è sincronizzazione totale. A posto. Questa base degli assassini è tanta roba, però, eh. Tanta roba. Ok, so cosa servono i forzieri, lo so, lo sappiamo. Compra la nuova armatura, ok. Nobili clienti, nel prezzo hai... Spallacci Azap in cuoio, as soon as possible. Del resto non possiamo fare niente. Abbiamo soldato un tocco all'armatura. C'è un borseggiatore, va preso subito. Accidenti, vi prego, è necessario. Un uomo semplice, debole. Una scommessa, ubriachi. Un coglionazzo. Deve aver fumato qualche papà. Ma no, lo piglio. Lo devo prendere. Aspetta. Vaffanculo, troppo veloce. Volevi che cascassi, eh. Vedi le guardie che rompono sempre il cazzo. Ateli, per prendere un coglionazzo. Scendi. Che è scappato. Ah no, è morto. L'hanno preso. Ok, datemi i soldi allora. Ladro, quella è una condanna a morte istantanea. Addirittura. Vieni allora. Dannazione, muori! Ma perché non sferra i colpi? Cane. Vaffanculo. 933. Non so il nome di questi soldi, quindi li chiamerò soldi. Dato che la missione è stata abbastanza corta, facciamo anche quella dopo. Ok, sempre Yusuf. Cielo beato! Temevamo che il nostro mentore si fosse perso fra i vizi della grande città. Mi accontento dei miei di vizi, grazie. Dunque, che cosa hai in mente, Ezio? Dimmi di più dei Templari. Li chiamate Bizantini. Tuttavia l'impero bizantino è stato abbattuto 60 anni fa. Questi uomini sono gli ultimi rimasti legati alla causa dell'ultimo imperatore, Costantino XI. Chi li guidi adesso, però,
Non so dirlo. Capisco. Immagino stia a me scoprirlo. Ezio, dov'è la tua lama uncinata? Lama? Quale? Non la conosci? La porto da quando sono nato. Mostrami. Per fortuna non abbiamo perso il salto ascensionale. Comunque, esegui correttamente ogni mossa con la lama uncinata almeno una volta. Ok. Sono spiegate male, poi alla fine sono semplici queste sincronizzazioni totali, però sono spiegate male all'inizio. Ok, di qua. Sono spiegate malissimo. Come quella dei pedinamenti qualche missione fa. Pensa alla lama uncinata come un'estensione di te stesso, Ezio. Ok, questa è una di quelle. Ok, dovrebbe essere andata a buon fine. Qui, presto. Presto, dobbiamo sbrigarci. Anche se non l'ho preso nell'estremo, nel punto più alto del tetto, va bene uguale. Facile aiutarsi così, Ezio, eh? Non devo preoccupare i cittadini dell'impero. Il glorioso Baiesi. Ok. E desidera che stabilità e ordine prevalgano su tutto. Credi che non possa farcela? Non ho neanche sudato. Bravo, bravo, cioè, a volte veramente, boh, non capire. Ma è una cosa che i ragazzi potrebbero far tornare nei prossimi Assassin's Creed. Madonna, Ezio, che palle! Un'ora di gioco già sbrocco. Ok, andata. Qui, presto. Vabbè, dai, è abbastanza una cazzata. L'uscita di stanza dal bersaglio è lì. Un vero atleta. Non ci sono. Non ci sono guardie quando fa le missioni, bellissimo. Buona. Guarda e impara, Ezio. Lo chiamiamo aggancio e fuga. Corri verso l'avversario e appena lo raggiungi, usa la lama uncinata per superarlo. Vabbè, sembra abbastanza easy. Eccellente. Perfetto. Obiettivo secondario completato, a posto. Benissimo. Meno male che ti avverte quando completi la sincronizzazione totale. Almeno non ci devi sboccare. Comunque, la lama uncinata è andata. L'abbiamo fatto un po' più lunga questa volta, due missioni insieme. Però, ragazzi, erano troppo corte.